Violenza alle donne, Libero Consorzio Comunale di Siracusa a fianco delle associazioni per lanciare un messaggio forte su una delle tematiche più scottanti e drammatiche della società, il femminicidio come mostro da combattere attraverso le denunce, gli interventi immediati e la comunicazione. Una giornata particolare per un tema importantissimo, non smette di essere il tema del giorno, fortunatamente si parla di violenza contro le donne, la provincia regionale di Siracusa, l'ex provincia, in questo sta mettendo il suo cosa. Ma intanto stiamo dando una sorta di collaborazione che è tipica del nostro ente, e cioè quella di fare un lavoro di rete sul territorio, raccogliere tutte le iniziative, le più importanti che ci sono, e metterle a disposizione di tutto il territorio provinciale. Inoltre stiamo intitolando una panchina, la panchina del nostro, una delle panchine del nostro cortile, alle donne vittime di femminicidio. In modo si evita che diventi soltanto celebrativo. Infatti la concretezza che noi desideriamo è proprio questa, perché in questa giornata tutti celebrano, tutti commemorano, però alla fine, cominciando dal governo fino all'ultima istituzione, però alla fine quello che ci vuole per veramente far uscire questa donna dalla violenza non accade, perché ripeto, i fondi non ci sono per la prevenzione, così come recita la dichiarazione di Istanbul. E noi stiamo contribuendo come Fildis, insieme all'associazione Lanereide, il Libero Consorzio ex provincia e Focus, l'associazione Focus, proponendo una speciale sezione espositiva all'interno di una mostra più ampia. Fildis contribuisce con una mostra fotografica dal titolo Elettra e le altre, il teatro della violenza tra ieri e oggi. Verranno esposti alcune immagini dall'archivio dell'Inda e dagli scatti fotografici di due donne, di due fotografe, che sono Maria Pia Ballarino e Franca Centaro.